Ugomaio si sbraccia a destra, Pionesisto l'ha visto con una grande apertura. Marcello in pressione, leggermente in ritardo, effetto il cross, palo, non è finita. Hernandez la fa girare, fuori. Modric si sbraccia a Isco, lo hanno visto. Isco al volo! Cosa ha provato? Hernandez mette ordine e innesca Iago Aspas, attenzione a Vaz che è partito in posizione regolare, va Daniel Vaz contro Keylor Navas, lo aspetta, prova a pallonetto e realizza un gol pazzesco! Daniel Vaz 1-0 al 32esimo, sciarpata Balaidos, Real Madrid sotto, chapeau per Daniel Vaz! Cross però disorienta con il corpo l'avversario, imbuca la grande per Gareth Bale, Bale la mette all'angolino, pareggia subito il Real Madrid al 35esimo, Gareth Bale, che risposta! Bale ancora, stavolta di classe, Gareth Bale firma la sua doppietta e porta in vantaggio il Real Madrid. Scordatevi Crystal Bale, è tornato, incredibile, 2-1. Iago Aspas, attenzione, arriva Johnny Castro, controllo e poi destro, fuori. Isco dentro l'area di rigore, Ronaldo, Ruben Blanco. Iago Aspas in area di rigore, mette dentro Maxi Gomez col tacco e Keylor Navas se la ritrova lì. Iago Aspas si propone, attenzione perché c'è Johnny Castro dall'altra parte, la posizione è regolare, dentro ancora da Iago Aspas che salta Keylor Navas che lo abbatte, fischio dell'arbitro, calcio di rigore. Parte Iago Aspas e Keylor Navas certifica il motivo perché è lui il portiere del Real Madrid in questo momento. Il cross in area di rigore, prolungato, fuori, non è vero. Mamma mia. Maxi Gomez aspetta la palla in area di rigore, il cross è per lui. Il Toro inchioda il Real Madrid e pareggia la partita. 2-2 all'82esimo. Marcelo addomestica, Ronaldo controllo ed esterno della rete. Preferito. Casemiro dentro l'area di rigore per Vasquez che c'entra Ruben Blanco, non è finita, palla alta di Asensio. E Jaime Latre dice che basta così, si chiude la partita, si aprono le docce, 2-2 al Balaidos tra Celta Vigo e Real Madrid.